Sebastiano Rossi è stato un ragazzo eccezionale, mi viene da ridere perché è un ragazzo in traverso, dove naturalmente mi ricordo che prima lui giocava, cioè era da noi come ragazzino, ma era negli Ultras, una forza brutale, si faceva spegnere, mi dicevano, le cicche nelle braccia per far dimostrare la sua forza, era come, insomma. E allora era così, insomma, questo lo ricorda bene Ferroanti, perché l'ha allenato, lui crede essere stato lui l'allenatore a tirarlo su, ma comunque ci ha messo del suo. Però io ricordo che portiere, diciamo, di una lavatura non indifferente, portiere che è fisico eccezionale, 1,96, 1,95, 1,96 d'altezza, svelto, veloce. Perché uno quando è alto così fa fatica andare a prendere le palle che sono a terra, invece per lui andatamente queste erano le più semplici, cioè vuol dire che andatamente aveva qualcosa proprio dentro. Ricordare le parate dei cose di Rossi non mi ricordo perché era talmente sballardita, ne ha fatte tante, parate che un pallone sembrava impossibile, lui andava a prendere un pallone perché era talmente lungo. Aveva una spinta eccezionale, era quello il forte, da prendere lungo una palla a terra, dove naturalmente per la grande altezza che aveva sembrava impossibile, invece era talmente svelto anche andare a prendere una palla a terra, con queste mani lunghe naturalmente, ne ha fatte tante, da stupire tutta l'Italia, non, ma da noi naturalmente l'abbiamo conosciuto così, poi si è migliorato ancora, però è stata una mezza bestia, insomma. It's scary in here. I'm all alone, trapped in a tear. The great unknown is crystal clear. Bare to the bone, desperately near, far from home. It's midnight all day long. The sun don't set, the world rolls around, then it's gone. It's scary in here. It's midnight all day.
adesso non mi ricordo, ma noi abbiamo avuto dei portieri davanti a lui e lui faceva il secondo. Portiere che naturalmente non era secondo nessuno, portiere magari era capace di non prendere una palla perché naturalmente era troppo esuberante, veniva fuori, oppure così, però credo che sia diventato, diciamo, quando noi l'abbiamo dato al Milan, allora è diventato più uomo e lì gli insegnamenti erano diversi, non era a casa. Lì è diventato il portiere numero uno d'Italia, non è mai stato nazionale per le sue stranezze che aveva, in sé, i suoi modi di gestire certi atteggiamenti nei confronti del pubblico che non piaceva, diciamo così, a Torre oppure alla Lega o alla Federazione. Ma erano tutte stupidaggini, perché se io fossi stato un allenatore l'avrei messo lì perché era il più forte in assoluto. Mi ricordo Capello. Giocavamo una partita qui col Milan, parlai con Cappello, mi dice, parlando di Rossi, dice, lei ci ha dato un portiere che per 6 anni, ancora tuttora, questo è stato 3 anni fa, 2 anni fa, è stato il miglior portiere d'Europa, del mondo, insomma, quando dice dell'Europa vuol dire tutto. Infatti credo che abbia una battibilità di 900 rotti al minuto.